Beh, è un rapporto che potremmo sintetizzare in due linee. La Divina Commedia, il poema di Dante, è tutta verticale ed è un'ascesa dalla foresta del peccato fino all'empireo, addirittura fino alla visione di Dio, e invece il mondo del Furioso è un mondo tutto orizzontale, in cui fin dall'inizio si dice che si parlerà di tantissime cose, di un universo aperto, e al centro di questo c'è la pazzia di Orlando, ma questo è uno dei tanti temi, uno dei tanti argomenti, delle tante storie che vengono affrontate. Sono due mondi possibili, questo termine che deriva da Leibniz, di cui anche quest'anno avremo un anniversario, quindi è bello legare questi grandi autori fra di loro, è un mondo che in qualche misura è alternativo al nostro, segue delle regole sue. In Dante ovviamente le regole sono quelle della religione cristiana, così come è interpretata dai teologi, dai padri della Chiesa e da Dante stesso, che a sua volta voleva essere teologo, voleva essere interprete della fede. Invece il mondo di Ariosto è un mondo tutto laico, è un mondo in cui si va fino alla luna, ma soltanto per recuperare il seno di Orlando. In questo mondo fantastico ci sono cose incredibili, che sono quasi delle immagini che da letterarie diventano vere, così come alle volte noi abbiamo delle metafore che poi consideriamo autentiche, e in questo mondo appunto non c'è la presenza del divino. Sì, certo, c'è un accompagnatore che è San Giovanni Evangelista, ma è proprio quello che rivela a tutti che nelle corti non si fa altro che dire delle falsità e i poeti addirittura mentono per primi. Allora, tutto questo ci fa capire che differenza forte c'è fra Dante e Ariosto, ma Ariosto appunto segue Dante, lo ama, lo cita, solo che spesso lo cita con ironia. La tipica ironia del Furioso è quella di chi si distacca dalle verità ultime, di chi non vuole avere una certezza assoluta come quella di Dante nelle cose, ma guardare invece alla varietà delle cose umane anche con benevolenza, anche con appunto ironia, senza diciamo dare per scontato nulla. E questi due mondi quindi hanno poi caratteristiche completamente diverse. Quando Ariosto fin dall'inizio scrive le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori, le cortesie, la dace imprese, io canto, ha creato un mondo che dipende da Dante, perché dietro ci sono dei versi del Purgatorio, ma l'ha fatto tutto vario, quasi un elenco infinito di cose che sono la varietà del mondo. Dante invece diceva che c'erano amore e cortesia che reggevano tutto. E quindi naturalmente c'erano dei principi forti dietro la visione del mondo di Dante, che Ariosto non accetta più o comunque sa che non sono più così determinanti, e questo naturalmente è tipico della cultura rinascimentale, che, come diceva Erasmo da Rotterdam, ha imparato a conoscere appunto la varietà del mondo con la curiositas buona, con quella che sarebbe una indagine sulla realtà libera e però positiva, non negativa, come invece si poteva pensare nel mondo medievale. Questo darà poi l'apertura fino alla rivoluzione scientifica, fino ai mondi che naturalmente noi consideriamo moderni, e già in Ariosto questa apertura e questa curiosità sono fondamentali per capire l'universo umano.